Abbiamo deciso di intervenire sulla cattedrale perché erano evidenti delle infiltrazioni di acqua all'interno delle navate laterali, che arrivavano fino a metà della parete in alcuni punti verso il transetto e verso l'altare, e quindi sentiti anche alcuni esperti, diciamo, di una commissione tecnica che opera costantemente un monitoraggio della cattedrale, ci hanno consigliato di intervenire rapidamente per fermare questo tipo di criticità. La tecnologia di edilizia acrobatica è particolarmente adatta per effettuare delle lavorazioni sui monumenti di interesse storico ed artistico, perché ci permette di effettuare delle lavorazioni precise e puntuali senza l'uso di ponteggi che garantiscono la fruibilità e l'accessibilità al monumento. Nella selezione delle proposte che abbiamo ricevuto, quattro erano tradizionali, ovvero con proposta di ponteggio da allestire e diciamo, poi spostare sulle due parti laterali, sia i costi sia i tempi, ma soprattutto diciamo, anche l'impatto avrebbe comportato tenere un periodo medio di 3-4 mesi la cattedrale con un ponteggio classico, diciamo, visibile, e questo volevamo evitarlo. Tra le offerte ce n'erano tre invece che erano in modalità su fune, e quindi abbiamo cercato di capire e di vedere anche se a livello nazionale ci fossero stati dei casi simili in cui era stata utilizzata questa tecnica. Li abbiamo trovati, e a quel punto la scelta è andata non esclusivamente su un parametro economico, che è importante, ma anche sulle referenze e sulle, diciamo, l'affidabilità che la società ci dava. Edilizia acrobatica in questo contesto è stata quella che ha raccolto un punteggio maggiore proprio andando a pesare i vari parametri, tra cui referenze di lavori fatti su opere paragonabili e su anche una professionalità nell'offerta che ha convinto il Consiglio all'unanimità ad approvare questo intervento. A seguito della richiesta fatta dall'Opera del Duomo, abbiamo eseguito alcuni sopralluoghi in copertura e verificato delle criticità già presentate dalla committenza in alcune tavole. Successivamente abbiamo presentato un'offerta ed un piano di lavoro al cliente, ma ci siamo mantenuti molto morbidi e flessibili per cercare di venire incontro alle esigenze dell'Opera del Duomo e soprattutto a quelle della Cattedrale. L'edilizia acrobatica ha mantenuto fede a quella che era la professionalità dimostrata. Soprattutto per due fattori che per noi sono stati molto determinanti, ovvero la capacità anche di proporre soluzioni non possibili al primo sopralluogo che era stato effettuato. Avevamo anche previsto di integrare, aggiornare o modificare alcune tipologie di intervento in base a quello che realmente poi veniva fuori durante l'inizio dei lavori. Quindi sicuramente alta qualità e alta professionalità.